C'era Lucio, Lucia e Monica. Lucia lascia il viso. Ciao Monica. 5. Ciao. Quattro, tre, due, Sì, la sto vedendo. E vedo che sta cucendo una coperta enorme, costituita da tanti patch, da tante toppe. Un patchwork. Sì, patchwork, esatto. E lo sta facendo sotto un cielo stellato. E la vedi come l'hai appena vista in video? La vedi con i capelli biondi o rossi? Sì, con i capelli biondi. Ok, ti dà l'autorizzazione. Come? Sì. Sì, interrompe un attimo il lavoro, che tra l'altro è un cucito a mano. Alza lo sguardo, abbassa un pochettino gli occhiali, ci sorride e dice: procediamo. Ok. Monica, causa esoterica del rosso. Io rosso, tu rossa, lei rossa. Vabbè, adesso mi viene, vedi la tosse, mi viene un semaforo rosso, per una qualche ragione, non so, c'è qualche ostacolo rispetto a questa sessione, Chiamalo l'ostacolo. che infatti è anche stato un po' interrotto inizialmente, no? Questa sessione rischiava di essere interrotta. Viene un Cioè. demone rosso, secondo universo, rosso-nero, rosso, sì, nero. Lo chiamiamo con gli annunci alla cassa. Colore rosso è atteso in cassa. Come si chiama? Non vedo proprio come Satana. Vabbè, vediamo le altre entità eteriche. Mi fa vedere, mi porta l'attenzione su uno di questi patch dove lei ha ricamato questa entità. Ci sono dei coccodrilli però posizionati in piedi. Poi mi fa vedere una pantera di cui però colgo un po' l'ambiguità, perché è come se mi indicasse che nel passato questa pantera rappresentava il secondo universo, mentre attualmente è un felinoide. Ok. C'è Satana? Però non si fa bene a capire se è una sua interferenza o nell'ambito lavorativo, però comunque in qualche modo Interfere. Incide con lei. Poi. sì. Però appunto non su di lei come persona di sua interiorità, ecco, come dirti, no? Più di un contorno. E Poi chi c'è? c'è Zeus? Ok. E vedo 3 EDL. Ok. Mentali. Allora, come livello 3 io vedo avventura. Ed è, come un pochino le avevo accennato, questo capitare sia nel bene che nel male, una serie di imprevisti, di capovolgimenti, di rivolgimenti, come a volte trovarsi sull'orlo del precipizio e poi fortunosamente essere sottratti, no, dall'orlo di questo precipizio. Dall'entità. Sì, oppure a volte, come per esempio ci ha anche accennato, no? Lo stesso elettrodomestico che si rompe ripetutamente.
Quindi la vita un po' così. Quindi in questa avventura che viene mantenuta perché l'entità mentale la mantiene perché a volte è una cosa buona. Quindi c'è un capovolgimento a buon fine per lei. Però altre volte è proprio un disguido, una seccatura. Poi? L'altra si chiama golosità, però poi in verità è più solo una rappresentazione per indicarmi tutta quella che è la sua vicenda fisica, alimentare, personale e generazionale, il suo rapporto con il cibo, con il peso e tutte le battaglie intorno, insomma, no? Al peso. Che livello è? Peso forma. Al momento, ultimamente, io dico che anche lei è a livello 3, ma vedo dei momenti in cui ha fatto 4, dei momenti in cui ha fatto 5. Ok, poi? Secondo me basta, però vedo che i 2DL sono proprio concentrati in questa, nella golosità, perché sanno proprio che facendo leva su questo aspetto qui, che è fisico, che è psicologico, possono anche indebolirla molto, infatti in alcuni momenti è stata di livello 5. Va bene, vibrazione di Lucia. 29 miliardi. Percentuale di consapevolezza. Centosettantuno PS 42 vite 1809 e cervello 7.7 nome del progetto di Lucia. Non so, mi dà la fine del mondo. Perché? Chi gliel'ha dato questo progetto? Il demone? Satana? Dunque. Allora, vediamo un po'. Come se questo concetto un po' di Armageddon probabilmente le sia stato portato un po' in passato anche nella sua educazione, poi forse a volte può essere uscito questo tipo di contenuto in alcuni dialoghi con il marito, può aver vissuto questa sensazione talvolta in alcuni momenti della sua vita. Ed è come se lei mi fa di nuovo rivedere questa coperta, è una coperta enorme, come a voler avvolgere tutto il mondo. Come, diciamo così, a proteggerlo da questa fine. Come anche questo. Una sorta, sì, ho anche una sorta di di timore, di minaccia profonda per l'esistenza, per il genere umano. Ecco, percepire questa cosa di fondo. Ma da chi proviene? Da Zeus o dalla rappresentante in questo caso del secondo universo? Si sono accordati tutti quanti dandosi dei ruoli diversi, ma di fatto tutti partecipano. Impianti. Guarda, è bellissimo a vedersi, però ovviamente è insidioso. È un ornamento, gioiello, che ha come una specie di rombo qui nel terzo occhio. Immaginati una catenina, no? Preziosa, che parte dai vertici del rombo,
per andare dietro alla testa, e poi come se fosse una sorta di corona, ok? Con tutte le catenine che partono dal centro della testa, diverse catenine, e quindi le vanno a prendere tutta quanta la nuca e la parte alta della testa. Questo è il mentale. Ah, ok, l'impianto mentale. Poi mi fa vedere spalla destra, da cui poi si irraggia una serie di disturbi, di problematiche, però l'impianto è localizzato sulla spalla destra, anzi nella spalla destra, in profondità. Poi mi fa vedere una cintura in vita che è stretta forte, 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 forte. Mi dice come a che non si realizzi uno scambio di energia tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo. Adesso io non ho visto la sua figura intera, ma è come se ci fosse una sorta di sproporzione sia dentro che fuori. Quindi non c'è un corretto bilanciamento energetico tra sopra e sotto. Oltre che in generale questa cintura rappresenta proprio il discorso pancia fuori, pancia dentro, tutti gli organi contenuti. Poi Poi? Che non ne vedo altri. causa esoterica dei due tumori? Uno al cervello, uno alla pelle. Ma allora dunque, Sati. sì. Ok, lei è vissuta in un contesto molto delicato, proprio perché così immersa pienamente nella religione. Ed è stato proprio il contesto ideale per farla vittima costante di abduction. Vedo queste abduction che utilizzavano, adesso lo dico in maniera molto elementare, uno strumento tipo una grattugia. Per come lo potremmo intendere noi, no? E vedo appunto questa grattugia che viene passata in più parti del corpo, in particolar modo vedo tutta la parte della testa, vedo magari zone tipo i gomiti, le ginocchia. Ok, e questo ha dato una particolare sensibilizzazione alla pelle. Quindi melanoma. Sì, melanoma e tra l'altro queste abduction anche responsabili dei suoi problemi di psoriasi. Per quanto riguarda le problematiche del tumore al cervello e attualmente delle ernie, sono questo impianto mentale, che è bellissimo a vedersi, è viola, proprio quasi delle gocce di ametista lavorata sembrano, questa composizione qua, questo ornamento è fatto con, non so, da un orefice, sembra quasi, no? Perché è bello? Chi l'ha creato? E perché l'ha creato con un fine bello? Perché non è una placca, la solita placca di metallo? Lucia, io credo che sia un amante del bello. Credo che è il modo, in un certo senso, per confonderla. Perché se le si dà una cosa bella, lei può pensare anche un po' come dice la Bibbia, ciò che era bello buono. Adesso, scusatemi, la citazione non è proprio precisa, no? Abbinare i due concetti, la bellezza e la bontà. E in particolar modo la presenza di questo, io lo vedo come rombo, diadema, comunque no, al terzo occhio, è un ottimo modo per agire appunto in questa zona qui,
e quindi tutte le facoltà più profonde, più superiori dell'essere umano, no? Proprio grazie all'utilizzo di un qualcosa di esteticamente meraviglioso e anche apparentemente naturale, perché a me sembra ametista. È un colore che per lei può essere evocativo, potente, questo viola. Non importa se poi lei non vede questo, ok? Però tanto energeticamente lo percepisce. Causa esoterica dell'artrite. Allora, qua mi dice un po' di DNA, mi dice che è una specie di sfida per lei, come se questa informazione effettivamente è contenuta nel DNA, per cui magari andando a cercare all'interno della sua famiglia ci sono altri componenti che manifestano questo problema. Però la sfida mi fa vedere che è il dialogo che lei può avere con il suo DNA per poter cambiare questa cosa. Ok, fibromialgia. È su entrambi i piani, sia sul piano mi ripropone questa cosa del dialogo con il DNA. Lei ha la possibilità di realizzare questo, come se ad un certo livello lei avesse capito che il linguaggio del DNA è molto simile al nostro linguaggio e lei è brava con il linguaggio. Ed è brava quindi a creare anche una comunicazione parlata proprio, un dialogo, vedo, con il DNA. Quindi anche questa. Però me la dà anche come un effetto, delle ripetute abduction. Quante sono al momento? Fin da bambina però lei ha avuto questo problema di abduction, io dico fin dai 6 anni tipo. Grosso modo, e poi mano a mano che lei ha iniziato a staccarsi da un certo ambiente, mano a mano che la sua consapevolezza è cresciuta, proporzionalmente sono diminuite le abduction. E diciamo che sono saltuarie adesso, però devo dire che c'è stato un po' un accanimento un mese fa. O comunque da un mese a questa parte, mi dice un mese. E quindi in concomitanza con La l'appuntamento prenotazione. per questa sessione. Sì. Sì, le sono capitate parecchie cose dall'appuntamento prenotato di un mese e mezzo fa o 2 mesi a oggi. C'è una correlazione tra le abduction e quello che lei sente in relazione alla posizione del terzo occhio, dell'epifisi, che le sembra essere ad un certo movimento. Ma guarda, allora, questo impianto gliel'hanno proprio messo bene nel modo giusto e più suadente possibile per lei. Ed è vero che le abduction a cui lei è sottoposta, per esempio questa che mi fa vedere, è veramente ambigua, io non l'ho mai vista, perché è come una sorta di massaggio che potresti fare, per esempio, se vai da un operatore ayurvedico per dirti, no? E le fanno proprio come, non so spiegarti, tipo come uno scollamento, è presente, del tessuto, ok? E quindi vedo che proprio le muovono qua, la fronte, la zona del terzo occhio, eccetera. E vedo che dopo questo le riapplicano questa sorta di diadema, questa sorta di ornamento. E rimane in lei effettivamente questo senso di movimentazione, di vibrazione. Di sollecitamento. Quando lei ha scoperto che cos'è una Aeternum grazie a noi, ha iniziato a mettersi lì e ha detto che questa sensazione è molto diminuita. È così?
È così perché vedo che, diciamo così, che la componente magari che mi salta più all'occhio è questo rombo, no? Di questo impianto mentale. Ed è come se non fosse più come prima. Prima era proprio incastonato e adesso è come se mano a mano si stesse staccando, proprio grazie, a questo utilizzo che lei fa, consapevole degli ad eternum. Va bene, causa esoterica della psoriasi in testa. Allora, in generale l'abbiamo visto, no? La grattugia che viene usata nelle abduction. In particolar modo, la testa è molto bersagliata, in Lucia, da vari punti di vista, come ernie, come tumore, come psoriasi. E vedo che lei stessa, no? Cambiando colore dei capelli, io l'ho vista bionda, adesso è di un altro colore, ma secondo me, in generale per la testa lei ha una particolare attenzione testa-capelli, no? Quindi c'è proprio un'attenzione globale sulla testa, perché le vedo proprio concentrato qui una quantità energetica elevatissima. Quindi si concentra qua questo impianto mentale così bello, così articolato e tutte queste problematiche, proprio perché da qua traggono veramente è un magazzino di energia quasi inesauribile, la sua testa. Però allo stesso tempo è un qualcosa che deve essere bloccato e limitato, perché altrimenti ovviamente Lucia evolve troppo. Ok. Ecco, poi in particolare Scusami, ripeti un attimo perché si è bloccato un secondo la tua immagine. sì, E poi in è particolare? gravidanza, mi dice gravidanza psoriasi, Che mi sono fa connesse? vedere come, perché la gravidanza era un momento in cui lei era ancora più potente, ok? Comunque aveva 2 PS, no? Dentro di sé, un momento veramente di creazione da ogni punto di vista. Allora, proprio per questo, da un lato continuavano ad attingere più energia, però era come se questo attingere energia non la spegnesse. Lei continuava ad essere molto forte. Allora vedo che le hanno creato queste problematiche. Vedo che c'è stato un proporsi un po' cruento della psoriasi. Mani doloranti, causa esoterica, vediamo se sono collegate solo all'artrosi. Sì, allora, perché io la vedo così. Vedi, quando la PS mi parla di fine del mondo. E la si può vedere in modo negativo, no? Perché accipicchia, sembra che tutto si distrugga, che rimanga il deserto, eccetera. Però in realtà può essere anche intesa come fine, di un certo tipo di funzionamento, di un certo tipo di schema. E qua, per esempio, vedo che è come se lei, attraverso questo dialogo con il DNA, fosse in grado proprio, di andare a ribaltare quello schema lì, di concludere quello schema lì e di aprirne uno nuovo. Creare, non so come cavolo ti posso fare a spiegare, una nuova narrazione. Il DNA inizia a creare nuove associazioni, nuove parole. Quindi è la fine di un mondo e l'inizio di un altro per lei. Peso. Allora, il peso è appunto l'entità mentale che abbiamo visto ha raggiunto anche il livello 5. Golosità, no? L'entità mentale si chiama. Da 3 a 5. Sì. E d'altronde, rispetto, che ne so, al suo amore per la bellezza, ok? Inclinazione per la bellezza, è anche una bella bega, no? Insomma, un bel Problema. disturbo. Sì. Quindi sicuramente un modo per abbassarle le frequenze.
Causa esoterica dell'ernia cervicale. Sì. È tutta questa interferenza sulla testa che si declina in molteplici maniere, tra cui questa, l'ernia. Si è accentuata più si avvicinava al giorno della sessione? Ce ne sono state tante, no, di questioni disturbanti. Anche l'abbiamo vista noi in diretta, no? Un possibile fattore di disturbo. Perché io dico che con questa sessione Lucia può sbloccare delle cose molto, molto, molto importanti, tra cui questa capacità di dialogare col DNA, che è proprio una sua facoltà, è proprio una cosa che non è da tutti. Col Col proprio? proprio, però, sì, col proprio, sì. In che modo? Io vedo che parla ad alta voce, cioè ad alta voce nel senso non a mente. Beh, potrebbe chiedere al proprio cuoio capelluto di non avere più la psoriasi. No, non è così che lei farà. Non so spiegarti, è un dialogo. Cioè non è solo lei che parla, è come se lei iniziasse il discorso, tipo mette le mani sulla parte. Però adesso vedo che, per esempio, ha iniziato dalla parte mani, polso, braccio destro, per esempio, no? È come se iniziasse un dialogo, come se fosse il dialogo con una persona. Tipo, come se inizia e fa delle domande, ha delle risposte, e poi da lì, appunto, inizia proprio una conversazione a due. Lo raggiungerà questa facoltà quando il suo cervello sarà a quanto? Io non escludo che lei in una certa misura abbia già avuto l'intuizione di questo. Vi dice che serve 10. Potrà farlo alla fine della sessione? Mi fa vedere che lei all'inizio non so perché lo vuol fare, tipo allo specchio. Non so per quale ragione lei scelga questa cosa di Va farla allo bene. specchio. Dieta detox. Torniamo un attimo alla psoriasi. Ha avuto dei buoni risultati. Perché? Perché lei è la personalizzata. I buoni risultati sono derivati da questa. È anche in questo che ti dico che secondo me lei ha già iniziato un dialogo con il corpo intelligente, chiamiamolo così. Okay? Con la parte più profonda, più intelligente del suo corpo. Lei ha già iniziato questo dialogo di ascolto e ha capito come doveva declinare per se stessa questa dieta che è un po' più standard, ovviamente, no? E è già questo un principio di dialogo, con se stessa, molto valido, che ha dato degli effetti. Per combattere invece l'ernia è sotto oppioidi, anche questo favorisce il dialogo. Ovviamente no, anzi questo lo ottenebra. Infatti vedo che chi ha deciso la somministrazione di questo, no, è connesso con Satana, per esempio, perché è un certo tipo di scuola del secondo universo, ecco, che appartiene al secondo universo. Va bene. Causa esoterica del problema di soldi, di lavoro, gira in tondo. Cioè, non ha un lavoro che la soddisfa del tutto, stop and go, sì, no, è un lavoro che la rende troppo seria, lei che è troppo che è molto allegra, che nasce molto allegra e che non lo è più da tanto tempo. Dunque, in verità io vedo che anche all'interno del suo ambiente di lavoro lei sarebbe in grado, di creare un cambiamento. Cioè lei potenzialmente potrebbe comunque continuare a stare lì e mutando le sue proprie vibrazioni, riuscire, come non so spiegarti, a trovare un nuovo assetto. Perlomeno per quella parte che direttamente la circonda,
magari non globalmente, ok? Non nella totalità dell'ambiente, ma nella parte più circoscritta è come se riuscisse a creare, non so, una sorta di nuvola di protezione, come se quella coperta che lei sta cucendo potesse in qualche modo proteggere e aiutare l'ambito in cui lei lavora, trasformarlo e quindi permettendole di essere più se stessa. Però io vedo che questa forza per alzare le vibrazioni la trae molto anche la vedo molto per la bellezza, lei, la contemplazione della bellezza, che può essere sia che lei deve realizzare cose belle, sia che lei deve vedere, godere proprio di cose belle. No, la capisco facilmente. Ok, ma lei è sensibile? Sì, lo è molto, tende anche molto a voler unire e infatti continuo a presentarmi questa coperta e mi fa vedere come questi vari patchwork servirebbero proprio per unire insieme i pezzi, perché non vorrebbe che ci fosse disunione, che ci fossero contrasti, vorrebbe e mi fa vedere anche questo atto un po' magico del cucito, lo fa in maniera molto elegante, quasi proprio come se stesse facendo, come dirti, delle evoluzioni con le mani, mani che peraltro lei a volte ha doloranti, no? Quindi è proprio una cosa quasi abito curativa. Di Cenerentola. Sì, esatto, bravo, esatto, quel tipo di movimento lì. Molto aggraziato, molto luminoso, molto magico, sì, nel senso fiabesco del termine. Così, così. Ok, chiamiamo il disincarnato. Intanto apriamo il portale Aura, verifichiamo che, no, verifichiamo, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Lucia e in particolar modo l'amica. Ma sai che adesso non ho capito se sono rimasta fissa la tua immagine di Cenerentola o l'amica ha a che fare in qualche modo con Cenerentola. Allora, perché devo capire se l'amica ritiene in qualche modo di aver vissuto un po' da Cenerentola, cioè nel senso ha rielaborato la propria vita un po' così. Un po' come al servizio di altre persone senza poter realizzare se stessa, il che l'ha portata poi ad avere questa malattia cronica, ok? Proprio perché non riusciva ad esprimere fino in fondo, no? Né il suo talento, né la sua personalità, né il suo progetto di vita. Me la dà così. Come la vedi? È sensibile tanto quanto Lucia, e è stato proprio questo il loro punto di contatto, il loro trade union. La sensibilità. Sì, e vedo proprio anche che erano in grado di fare dei discorsi fuori dal comune, quindi non le solite banalità, vedo che andavano a toccare proprio degli elementi molto interessanti della Matrix. Diamole una Vic, vediamo se si trasforma, se cambia. C'era anche proprio molto affinità mentale fra loro due. E beh sì, mi si è trasformata appunto in da Cenerentola in principessa. La vedo già dentro la carrozza e che quindi è riuscita a realizzare il desiderio d'amore che secondo me nella vita non aveva, sai, realizzato fino in fondo. Come se fosse rimasta un po' anche dispiaciuta, ecco.
da questo punto di vista qui. Cosa vuole dire a Lucia? Invece tu sei su un'ottima strada per quanto riguarda la realizzazione sentimentale. È stato stupendo averti come amica. Grazie per essermi stata vicino anche nella sofferenza. Vuole andare? Mi fa vedere che si tuffa prima nella coperta che Lucia sta cucendo, poi guarda questo cielo stellato che mi si è proposto all'inizio ed è come se utilizzasse la coperta come tappeto elastico per saltare dentro il portale aureo. Benissimo. La salutiamo, dimmi quanti altri sono entrati. 715, aspetta un attimo, 1700, aspetta, continuano a aumentare, perché per via dell'attività che lei ha svolto in passato è stata a contatto, insomma, no? Anche tanto con la sofferenza, con la malattia, con i morti, quindi molti stanno prendendo l'occasione. Ma chi, Lucia o... Ah no, con l'amica. Giusto? No, no, anche Lucia. Sì. Ah, anche Lucia. Sì, per via del suo lavoro, certo. E chiudiamo il portale aureo. Tante storie tristi sono andate dentro. Ok. Tutte le pilloline, sai, le classiche pillole bianche e Apriamo adesso il cinema, in cui tutto quello che è già stato visto, chi entra nel cinema lo acquisirà immediatamente. E invitiamo il marito, la madre, il figlio, uno, maschio, maschio, uno. Tutti quelli che vogliono venire, ovviamente. Chi altri? Basta. Bella, ma la suocera, se vogliamo. Allora, suocera, non la vedo. No, gli altri che hai detto sì. Il marito l'ho visto col Vangelo in mano. La mamma, cosa posso fare per te? Dici una cosa simile, no? E il figlio, non so, lo vedo anche lui abbastanza razionale. Però intelligente, desideroso di comprendere. Il marito è come se mi dice, allora mi fa vedere il segnalibro all'interno del Vangelo, un segnalibro tipo color oro, è solo una strisciolina di tessuto color oro ed è arrivato quasi alla fine del Vangelo come lettura. E mi dice che sta comprendendo che la sua ammirazione per quel maestro è perché non riesce ancora fino Gesù. in fondo, sì, a comprendere che il vero maestro è lui, che però è molto vicino a comprenderlo. È in un processo, man mano ci si avvicina. Questo Questo è il marito. è il marito. Diamogli una vicca, vediamo se la prende. Lui la prende e dice: lasciami però il mio tempo. Perché è come se mano a mano, allora adesso lui questi attributi straordinari li vede incarnati in Gesù. Lo vede lui come un uomo eccezionale. E ancora gli serve un attimino di tempo e di consapevolezza per comprendere che Gesù è lui, Gesù per come lo vede, è lui. Però entra. Dove si siede? È in prima fila, sì. Il figlio? Anche, però un po' distanti l'uno dall'altro, non sono attaccati. Meglio,
almeno non sono lì per, ma sono lì per se stessi. Va bene. Il marito è la fiamma. Subito quando lei ne ha parlato io vedo che sono già a quinto livello, ma non sono ancora a fiamme, perché c'è bisogno di questo tratto finale, che lui elabori un po' meglio questo discorso Gesù. Questo percorso di tutti i mesi recenti, un anno direi, che ha compiuto Lucia, ha allargato la distanza o ha accorciato la distanza col marito? L'ha accorciata perché loro prima erano quarto livello. Io vedo proprio che Lucia ha anche una buona capacità di dialogo con il marito, cioè un po' sa come prenderlo, sa usare le parole giuste. Questa cosa di usare le parole giuste di Lucia è come se le riuscisse a usare con il marito, ma le riuscirà a usare anche, io lo chiamo il DNA, lei lo può chiamare boh, corpo intelligente, insomma, no? E riuscirà altrettanto. Il marito a questa notizia cosa dice? Cosa fa? Non sono ancora pronto del tutto, dice. Dammi tempo. Lui ha ancora bisogno un po' di vedere Dio fuori da sé, no? Lui ha UFO. ancora un po' bisogno di vedere Dio fuori da sé. Dio fuori. Jesus. Va bene, lasciamo tutti lì. Ci sono vite precedenti in cui Lucia e il figlio hanno vissuto insieme? La prima che mi propone, sai, è di due donne molto credenti che si incontravano domenica a messa. Dov'è? In che epoca? Me lo dà in Italia, Sud Italia, 1800 qualcosa. Va bene, causa esoterica, dell'essere troppo mentale di Lucia. Poi non è neanche poi così tanto vero, eh? È anche un po' un'etichetta che lei si è data, o che magari le hanno dato, perché lei è una persona molto organizzata. In effetti uno molto mentale che si avvicina a un'ipnosi esoterica, insomma, molto mentale nella accezione più corretta dice che queste sono cazzate, sostanzialmente. Quindi magari pronta a ricorrere non tanto al sentire, all'eterico, quanto al ragionamento. Deve comprare, non so, un paio di scarpe perché le servono, perché arriva la pioggia, e non perché le piacciono e basta. Perché le va. Sì, però vedo che anche rispetto a questo è cambiata molto, perché si lascia guidare di più dall'intuito. Sta cercando un buon compromesso tra l'emisfero cerebrale sinistro e destro. In passato sì, era così, anche perché faceva un lavoro per cui era davvero necessario maggiormente lavorare con il sinistro, per tante ragioni. Adesso che la sua vita è un po' cambiata, riesce anche meglio a equilibrarli, quindi a dare il giusto spazio alla logica, alla razionalità, ma anche di più fantasia e intuizione. Ok, qual è il lavoro che più ha interessato e soddisfatto Lucia in una vita precedente, delle sue 1800? Musica, 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 mi dà proprio come una persona che faceva le tournée musicali. Allora, me la fa vedere Cantando? come, non lo Suonando? so, componente di un'orchestra mi fa vedere, tipo un fiato, traverso, un flauto traverso, una cosa del Uomo? genere. No, no, io la vedo donna. Sì.
dentro un'orchestra, però non era una solista. E qui veramente era tanto felice. Bene, è giunta l'ora di tornare felici e quindi andiamo, chiediamole se vuole andare al cluster, dove lei si è messa il progetto La fine del mondo, si è messa l'interferenza delle entità, si è messa gli impianti, ha fatto tutto lei. Le entità brutte e cattive ci tengono in scacco, dice qualcuno. No, le abbiamo create noi, per fare l'esperienza. Nulla esiste, solo un gioco. Mamma mia, mi fa vedere proprio che lei ha capito sta cosa del gioco dentro il cluster, perché mi fa vedere che la volta celeste è un tessuto con tenuto dalle puntine. E le puntine, che sono tante, sono i suoi contratti. Cioè proprio lei in questo momento sta proprio consapevolizzando questo discorso qua della Matrix come gioco, come illusione, come relatività. Mi fa vedere che tira giù tutto quanto, quindi tira giù questo tessuto, vengono giù tutte quante le puntine e vedo che butta via tutto nel portale definitivo. Benissimo. Sono 1800 i contratti, le puntine. Qualcosa di più, 2000 qualcosa. Bene. Lei ha creato degli ad eternum nella sua vita. Li ha creati davvero? Sì, assolutamente. Bene, quindi sa farlo. Sì. Ma a maggior ragione in eterico. Farà sì. Un ottimo lavoro. È il momento di crearne uno qua. O più di uno, quello che vuole. Allora, usa le mani, che sa essere spesso il punto debole. Perché comunque per usare le mani devi impiegare anche le braccia, quindi insomma, no? Sono zone che a lei portano ogni tanto dolore. Uh-huh. E vuole proprio per questo utilizzare queste parti, non vuole utilizzare semplicemente il pensiero, la testa, vuole proprio usare le mani per dar vita a questo ad eternum, che mi risulta essere giallo e bianco, come una spirale, diciamo, gialla e bianca, molto sfumata, però ecco, i tuoi colori si sfumano, e l'ha proprio creato attraverso un movimento delle mani che un po' sembra anche quasi una ginnastica, perché è proprio un movimento delle dita che servono anche a sgranchirle, mani, dita, polsi. Benissimo, ma l'ha messo al centro? Dove l'ha messo? Dunque, uno enorme l'ha messo dove c'era questo finto cielo stellato, e l'altro l'ha messo sul portale definitivo. Va bene, ottimo. Andiamo all'avatar. Dimmi come lo vedi. Che sta mangiando? Cosa? Sta mangiando, adesso sta mangiando la pizza con i würstel, però c'è, cioè, in generale tutto, la scrivania è piena, che ne so, ci sono le patatine fritte, poi vedo anche la frutta, poi c'è una torta già un po' mangiata, di quelle belle alte a vari strati, insomma ci sono portate di ogni genere e tipo lì. Vedo che sta cercando quasi di strozzarsi, no, per mangiare questa fetta di pizza, che vuole mangiarla. Lucia cosa fa? No. Lucia dice adesso basta. E vedo che proprio è come se, sai quando sparecchi la tavola? Ecco, è come se l'avatar con tutte le portate e con la scrivania fossero piazzati, per dirti, sulla tavola, no? E lei prende la tovaglia, ok, e fa un nodo. Fa il fagotto e butta via tutto. Esatto. Yeah. Nuovo corso, nuova vita. La giustificazione di tutti i problemi che ha avuto per arrivare a questa sessione è oggi evidente e presente ai suoi occhi.
Anche qui crea un ad eternum. Se le dovesse andare, può crearlo il doppio grande. Mi ha portato tipo in un prato adesso, mi fa vedere che sono distesi su questo prato a guardare le stelle, lei e il marito, e mi fa vedere che l'ad eternum lo creano come in collaborazione. E mentre stanno creando insieme questo ad eternum, vedo il Vangelo che vola via, si allontana. Vedo l'ad Ok. eternum che li circonda ed è molto grande, È il perché marito. circonda completamente, sì, circonda loro due e però va molto oltre loro due. Ingloba qualcun altro? Vedo che entra in questo ad eternum il figlio, la mamma di lei. Ci può essere anche un'amica vivente, più di una forse, tre me ne dà, le amiche Mamma di lui? viventi. La mamma di lui sta un po' lontana, seduta, non ho capito, è china su una scatola, non so cosa. Scatola, forse sono delle fotografie, dei ricordi, no? È meno attiva. Ecco. Non so perché la vedo legata al passato, ecco. Va bene. C'è ancora qualche cosa relativa alle interferenze eteriche, mentali e gli impianti? Tutto lindo, pulito. Nuova vibrazione. 192 miliardi. Nuova consapevolezza. 204%. PS. 58. Vite. 901. Metà. E cervello. 10.9. Ok, quindi ha già quelle facoltà che dicevamo. Sì, ce le ho già. Adesso le raggiunte. Sì, io vedo che ha già iniziato un dialogo, anche se lei non è forse così consapevole. Sì. Ok. C'è In eterico, il dialogo qualche parte di lei che sta già rispondendo, del relativo a corpo. tutti i suoi problemi fisici, l'artrosi, la psoriasi, mettiamoci la tendenza a sviluppare cellule cancerose, può essere, la fibromialgia, i problemi di ernia, i problemi di peso, dolori appunto alle mani, tutti può iniziare a risolverli parlando al proprio corpo e Sì, perché autoguarendosi. c'è un dialogo dove come loro gli danno delle indicazioni su cosa fare. Perché poi lei di fatto farà anche proprio delle azioni, no? Farà delle terapie, però su suggerimento di queste parti del corpo. Perché lei le interroga. È un'interazione. Da qui a un anno, come vede Lucia in eterico? Dice, ho risolto il 57% delle mie problematiche verso la fine di questo anno che mi proponi. E prossimo, lo stesso mese di adesso, il prossimo anno? Cioè che passano 2 anni? Non ho capito. No, entro la fine di questo anno non manca molto. Ah no, per me io ho calcolato un anno intero. Ah, 12 Scusami. mesi. Sì, 12 mesi alla fine sì, del prossimo, sì. ok. E tra 2 anni? Se lei rimane costante in questo suo intento, io dico che ha risolto l'80%. Ok, messaggio finale di Lucia a se stessa. Questo dialogo è importante, è naturale. Che non diventi un'ossessione.
perché dobbiamo dedicarci al bello. E dedicarci al bello ci aiuterà nella strada della guarigione. Mi fa vedere lei che passeggia nei, non so come dirti, in giardini, giardini molto curati, fioriti, anche con delle specie esotiche. Ci sono anche degli uccelli così un po' particolari, esotici, ecco. Sì, quindi anche dei viaggi, secondo me, dove potranno proprio stimolare questa sua ricerca del bello. Vanno proprio di pari passo, godere del bello e guarire. Cosa succede nel cinema? Figlio e marito e madre. Voglio dirti che proprio grazie a questo godere del bello si insinua in lei proprio la convinzione che c'è abbondanza. Ok? Quindi non ci saranno carenze economiche per me. Vuoi sapere il cinema, scusami. Dunque, la mamma non so, la vedo così molto preoccupata per cosa ti faccio da mangiare, insomma così, no? C'è una mamma amorevole, però nel suo... il marito molto sorridente, molto commosso, si sente proprio più vicino a lei, infatti ci tiene a farmi vedere la fede al dito. Sempre più fiamme, vicine al concetto di Eh sì, fiamme. eh sì, eh sì, eh sì. Vabbè. L'unione che si consolida. Come la vedi? Questa benedetta coperta patchwork c'è ancora? C'è ancora, ma lei sta ricreando altri tipi di patchwork. Cioè? Mi fa vedere per esempio ricamati alcuni particolari di questi giardini esotici. Poi mi sta facendo vedere ricamati dei libri dei nipoti. Non lo so se lei. Dei nipoti ricamati? Sì, delle I scene bambini. così, di vita, sì, con dei nipoti. E lei che partecipa a dei concerti, che ascolta la musica, per renderti l'idea, musica classica però. Va bene.